Quest'anno addirittura noi lanciamo una parola nuova, che è le mots, le parole appunto. E ogni anno cambia qualcosa. Dove stiamo andando con questo festival? In modo sempre più chiaro, noi stiamo riuscendo a fare questa piccola ma importantissima operazione, quella di tutti insieme creare un festival popolare in piazza con ben 117 autori di culture e posizioni, magari lo diremo anche diverse, no, intellettualmente, ma tutte queste persone vengono in piazza per fornire non un semplice intrattenimento, non una semplice, per quanto rilevante, attrattiva o attrazione turistica, ma riuscire tutti insieme a portare le persone a godersi uno spettacolo che abbia un obiettivo, quello che delle parole, dei pensieri nuovi, con posizioni diverse, vengono rimesse nel piano della discussione. Il tema di quest'anno, caro amico, si chiama la rinascita. Per noi la rinascita vuol dire non soltanto rinascere dalla sofferenza che ogni giorno vediamo in Italia, no? E ovviamente nel mondo è una cosa anche peggio in certe situazioni. La rinascita è soprattutto un metodo, è soprattutto il metodo di lavorare tutti insieme per poter arrivare a che i libri non siano soltanto un consumo di lettura, ma la possibilità di riflettere su alcune parole che a loro volta siano i valori, se vuoi, anche del futuro, i valori da giocarci tutti insieme, perché chiaramente non possiamo soltanto vivere di questa cosa orribile, l'odio sociale, l'invidia sociale, la disperazione, e nemmeno di semplici ottimismi. Dobbiamo dire quali sono le parole vere, occhi negli occhi, con le quali costruire il nuovo paesaggio, e queste le discutiamo. Come? In piazza, leggermente, con autori che vanno da Giorgio Presburger, no? Più anziano, ad Antonio Scurati o a Simone Asparago, ma abbiamo anche giornalisti diversi, Corrado Formigli, grande giornalista della televisione, e Mario Giordano, che ha idee opposte, no? Molto diverse, e quanti altri di scrittori o di filosofi come Odi Freddi o di personaggi anche della cultura, come anche il discorso di Iannacci, il concerto finale. Insomma, 117 autori per arrivare a un nuovo lessico, e questa è la nostra rinascita. Moltissimo come abbiamo lavorato, prima che gli eventi, come abbiamo lavorato, con grande voglia di rimboccarci, come si dice, le famose maniche. Sono molto contento che Corrado Formigli sia qui, perché si può discutere bene su problematiche di cui tutti i talk parlano, e quindi la presenza di Corrado Formigli mi rende molto lieto, e mi fa molto piacere avere anche Emanuele Trevi, uno scrittore veramente importante, più giovane, che sta sempre emergendo con maggiore forza, ma anche l'anziano amicissimo Giorgio Presburger. Potete trovare appunto nella brochure tutte dal 17 al 4 maggio, però se vi è possibile, Corrado Formigli, Mario Giordano, il finale con Simone Asparago e l'inizio del 17 con Giorgio Presburger e Antonio Scurati, sono occasioni da non perdere. Poi guardate, noi siamo sotto il sole, io già sono abbronzato per questo poco sole, cosa sarà in quel periodo? Quindi venite ad Aosta, perché ad Aosta avremo l'occasione per sentire poesia, mangiare bene, sentire gente che suona il clacson, chissà perché, ma insomma vivere tutti insieme un'esperienza di cittadinanza con la cultura.